Salve a tutti amici di YouTube, qui MickeyPerfect36 che vi parla. Benvenuti in questo video. Dovevo caricarne prima un altro di video, ma ho deciso di caricare questo, che sto girando adesso, che sono le 7 del 18 settembre. Se non ricordo male. Sì. Allora, in pratica, questo video, ragazzi, racchiude veramente una goduria per me che veramente dovrebbe sentirsi a distanza, perché cavolo. Questa è una rivincita, come dice il titolo, Yu-Gi-Oh! Rivoluzione 2016. Questa è la mia rivincita, perché questa veramente è l'inculata che finalmente aspettavo da tanto tempo da fare a tutta la gente che non mi ha creduto, che mi tirava sempre dei flame contro, che mi ha sempre remato contro, che mi diceva di peste corna dietro. Finalmente, ragazzi, ci siamo riusciti. Finalmente qualcosa Yugi sta per cambiare. Finalmente un piccolo passo verso un gioco migliore è stato fatto. Non perdiamo altro tempo. Adesso vi dico di che si tratta. Allora, si tratta di un cambiamento delle bustine. In pratica dicono, a partire da Breakers of Shadow, quindi distruttori dell'oscurità, sarà distruttori dell'oscurità. Allora, faremo un upload, diciamo, aggiorneremo le foil, aggiorneremo le foil, nel senso il numero delle foil che normalmente si trovano. Sapete che 8 su 24 è la probabilità in un box normale, adesso in un'espansione, cioè una bustina su 3, una foil. Ci sarà una foil ogni pacchetto, che sarà o super o ultra o secret. Raddoppieremo le ultra, quindi da 1 a 12 si passa a 1 a 6. Raddoppieremo le secret, che passeranno da 1 a 23 a 1 a 12. E sì, diciamo, saranno garantite, non sarà, vabbè, diciamo, saranno queste più o meno le probabilità. Ogni pack conterrà una rara, una foil e sette comuni. Ci saranno un sacco di... Vabbè, questa cosa qua l'ho già detta. Verranno tolte le ultimate e saranno solamente esclusiva delle buste turbo lì, quelle buste del cazzo. Toglieranno le ghost, perché dicono giustamente che cosa serve tenerle se c'è una chance su 288 di trovarle. Io appena ho letto uno su 288 mi sono detto, porca troia, io che ne ho sbustate una vagonata, allora c'è veramente. Fortunato nel gioco o sfortunato in amore? Che poi non è vero. Vabbè. Andando avanti, ovviamente ci sarà un piccolo aumento ci sarà un piccolo aumento del prezzo. E vabbè, quello che poteva toglierlo. Comunque, ricapitolando, 9 carte per pack, una foil, una rara e 7 comuni. Foil in ogni pack, o la super, o ultra, o secret. Vabbè. Se troverai una ultra o una secret, rimpiazzerà la super, ovviamente. Ogni 24 pack del box, in media saranno 2 secret, 4 ultra e 18 super rare. Oltre secret, vabbè, una 6, una 12. Ultimate Rares verranno tolte e accetto i pack quelli dei tornei. Ghost Rares, chiamate carte Ghost, verranno tolte per ora. E basta, diciamo questo. Ragazzi, credete sia una falsità questa notizia? Invece, ragazzi, è tutto vero. È tutto vero. Finalmente qualcosa sta cambiando. Vuol dire che finalmente c'è stato qualcuno che ha aperto gli occhi e ha detto: ma davvero ci dobbiamo far inculare così? E adesso rido davanti a tutti voi che mi avete tirato insulti, mi avete smerdato dappertutto su gruppi di Facebook, YouTube. Ah, tu Miki, ma che cazzo ti lamenti? Non serve a niente. Miki, stai zitto, ti lamenti sempre. Miki, non cambierà mai. E adesso mi faccio un manico d'ombrello e sono io a godere adesso, perché
Perché adesso, ragazzi, adesso chi è che seguirete? Chi è che seguirete? Seguirete sta gente che spala merda e che dice ah, il gioco non cambierà mai, arrendiamoci, la Konami fa il suo dovere, come qualcuno mi ha addirittura fatto dei video contro che puntualmente ha tolto? Seguirete questo o seguirete me adesso? Sono un coglione oppure è coglione sta gente? Ma adesso, ragazzi, io vi faccio una piccola domanda. Vi faccio una piccola domanda. Allora, apriamo la parentesi. Ovviamente ogni cosa avrà il suo pro e il suo contro. Ragazzi, le bustine, io spero, se ci sarà sto aumento di prezzo, perché ci sarà, io spero non vadano oltre 6 euro, ma comunque prendere a 6 euro una bustina, che sembra di prendere un pacchetto di sigarette, io, ragazzi, molto difficilmente la troverò. Però i pro sono tanti, i contro sono pochi. Allora, ragazzi, innanzitutto niente più truffe. La bustina pesa, la bustina non pesa. La cosa che subito, a cui subito ho pensato. E poi ringrazio ovviamente la gente che me l'ha scritto di questa notizia. Ma adesso io, ragazzi, vi faccio una piccola domanda. Quanta gente sul tubo merita di dire ah, abbiamo vinto, abbiamo fatto una rivoluzione, ci siamo riusciti, è una vittoria? Quanta gente sul tubo merita di dire queste cose? Quanta gente sul tubo si è comportata così da poter dire queste cose? Io credo in due, io e Dragon Channel. Veramente non me ne frega un cazzo, io tiro fuori adesso. Le altre persone o si sono tappate gli occhi o hanno fatto finta di niente, anzi alcune hanno detto io non boicotto proprio un cazzo perché a me piace e adesso ti piace ancora di più il gioco. Ma io chiedo ai player che dicevano ste cose contro di me oppure che facevano finta di niente, ragazzi, è facile nascondersi dietro i soldi di mamma e papà, ma io ve l'avevo detto, boicottiamo la Konami, eravamo in 300 persone, ma dietro siamo molti di più, voi che dite tanto, ah il gioco è bello, guardate che la Konami fa solo bene, siete rimasti in pochi, e questo è solamente il primo passo. E io, ragazzi, faccio un appello. Vedete, ragazzi, a spronare, a continuare, a avere tenacia, cosa si riesce a fare? Perché la Konami, i soldini, gliene sono arrivati, ma non più tanti. E questi sono calcoli da fare, non sono cose scontate. Quindi il mio caro amico Dragon Channel, che ha fatto l'addio, purtroppo, al gioco, io consiglio di magari di rivedere un attimo la sua decisione, perché questo è l'inizio. Adesso voglio vedere tutta la gente che dirà abbiamo vinto, che bel gioco. Ma io chiedo alla Konami e a questi giocatori che la pensano così, che prima mi davano addosso e adesso sono tutti belli contenti, ma ci voleva tanto? Ma era tanto difficile chiedere così questa cosa qui? Era tanto difficile? Cristo. Allora, questa non è una rivoluzione fatta by Mickey Perfect 96. Io semplicemente ho detto soluzioni, ho annunciato, ho previsto che sarebbe successo. E tanta gente se n'è resa conto che forse qui c'è qualcosa che non va. Allora, voi che pensavate tanto di avere ragione, a quanto pare la Konami si è resa al fatto che deve ascoltare i player, deve invogliarli, non può più incularli, perché la gente si è stufata, e voi continuamente cercate di fare gli avvocati difensori di un'azienda che sta al collasso, e adesso fa marcia indietro. No, aspettate player, scusate, ci dispiace tanto, adesso vi mettiamo un foil a pack. E questo è solamente il primo passo, coordinando, e io ripeto, coordinando tutti insieme un'azione fatta in gruppo, si può, e dico si può, avere tutto. Togliamo il formato pauper, che quello lì sarebbe solamente un modo per la Konami di fare ancora più soldi, e noi lo prenderemo sempre nel culo, vi spiego il perché ci ho riflettuto. La Konami potrebbe far benissimo il formato pauper, allora si cominciano a giocare mazzetti molto deboli, però cosa fa? Poi alla prima bustina fa uscire un mazzo, fate finta, Shadow, tutto comune, e meta si forma anche lì.
Quindi si ha tutti i shuttle contro mazzi che non gli stanno dietro. Basta solamente cambiare la rarità. Quindi ragazzi, cancelliamo dall'idea il formato Pauper. Ma questa è una goduria perché finalmente ragazzi, l'ho messo, allora la Konami si è arresa, i prezzi scenderanno finalmente, scenderanno, speriamo, dovrebbe essere così a rigor di logica, ci sarà un piccolo aumento di prezzo ma finalmente, finalmente non saranno più tanto soldi buttati, ma soldi messi a rischio, cioè ci si può trovare la roba buona ma... quelle poche volte magari trovi la super muffa, pazienza. Veramente, questa è veramente una degli... Io dico veramente bravi, bravi alla Konami. Veramente un bravo, gli dovrei dire. Siete stati veramente bravi. Avete fatto finalmente una cosa che invoglia i player a giocare, a vincere delle bustine, dove anche una singola busta può rappresentare un premio buono anche per un player che non sa giocare, come me per esempio, però stranamente io non so giocare, però ci becco a certe cose. Però alla fine, fine, poi la gente va sempre a dire, ah, aveva ragione quello là. Quindi ragazzi, sono io magari che dico cose troppo giuste che alla gente stanno sul cazzo? Oppure c'è dell'altra gente che con i soldi di papà in mano dice, no, guardate che il gioco va bene così. Non si può cambiare. Madonna, adesso... sto godendo troppo, ragazzi. Sto godendo veramente troppo, vi giuro. Manco lo facessi per un'ora o non godrei più di così. Perché tutta la gente, ragazzi, io ne avrei l'hard disk del computer pieno di tutti sti commenti. Ma anche da gente importante, eh. Anche da gente importante. Perché finalmente qualcosa si è fatto, finalmente questa gente, queste persone, e io dico do un bravi alla Konami, ma meritate un applauso tutti quanti voi che avete seguito la mia politica, che grazie al mio potere, grazie a YouTube, che io credo che YouTube non sia fatto solamente per divertirsi, solamente per fare cazzate davanti a tutti a fare gli spavaldi. Io credo che YouTube serve anche per lanciare un messaggio, è un mezzo di comunicazione, io credo che sia anche più importante della televisione, perché adesso siamo pieni di device che si connettono dappertutto. E io credo che nel mio piccolo di aver dato una leggera spinta verso la rivoluzione, questa piccola rivoluzione, tra virgolette, e me ne rendo veramente... E sono veramente soddisfatto di chiunque mi abbia seguito. E questa non è solamente una vittoria per noi player, ma lo è anche per voi che mi avete aiutato. Che dicevano boicottiamo la Konami, ah, entriamo nel gruppo solo per sfotterli. E adesso ve la siete presa nel culo e ci godiamo. E noi ci godremo veramente tantissimo. Ci godiamo. E noi godremo. Perché questa gente se l'è presa nel culo non una volta ma due volte. Perché adesso stare zitti dovete essere voi. E adesso voglio vedere se avete il coraggio di scrivere o di dire, ah, che bella vittoria per i player. Finalmente Big Perfect 86 non si potrà più lamentare. Però avete visto che forza di lamentarsi, a spronare la gente a fare le cose? Oh, qualcosa è cambiato? Qualcosa è cambiato? Sono deficiente io? Quindi io l'ultima cosa dico, dico finalmente che il gioco sta prendendo forse una bella piega, forse si riesce a vedere la luce in fondo al tunnel, ma si può fare ancora tanto. A parte che la notizia è bella, ma vediamo come la Konami la gestirà, vediamo. Se la Konami non fa passi falsi, veramente, davvero gli spezzo non una lancia, ma due a favore. Assolutamente. Quindi Konami, non fare cazzate, non fare cazzate. E secondo, un'altra cosa, faccio un applauso davvero a tutti quelli che mi hanno supportato, che hanno deciso no basta Miki, mi hai aperto gli occhi, io da questo momento non lo faccio più, e mi hanno seguito. Invito la gente che ha abbandonato, tipo Dragon, di rivedere la sua idea, che magari qualcosina di meglio si riesce a fare, si può ritornare veramente a prendere per mano questo gioco, perché gente come Dragon, ragazzi, ricordatevelo, gente come lui è oro su YouTube, sappiatelo che è oro su YouTube, e farlo scappare per colpa vostra, che gli mettete dislike a ruota, è veramente una viltà premeditata.
avete rotto il cazzo. E basta, ragazzi, io sono solamente felice. Sono veramente felice perché io sono Mickey Perfect 96. Sì, sono qui per difendere i player. Sono qui io e voglio difendere i player perché sono fatto così. Sono una colonna portante di sta fottuta community e come tale voglio fare qualcosa di utile per la community. È così tanto sbagliato? Ragazzi, se siete contenti per questa notizia, mettete dei gran like, sfondatelo di mi piace per farmi capire che veramente siete contenti di sta cazzo di notizia. Che veramente c'è un cambiamento. Non è possibile che Force Will gira meglio di noi, che è nato da poco. Magic gira meglio di noi ed è molto più vasto. Finalmente anche noi abbiamo il diritto di far girare il gioco a nostro favore. È ora di dire basta, ragazzi. È ora di prendere in pugno la situazione. E in parte lo abbiamo fatto. Adesso bisogna continuare. Da Mickey Perfect 96 è tutto. Ci si vede a un prossimo video. Ancora veramente. Un grazie da parte mia per chi ha fatto qualcosa, per chi ha smesso di fare determinate cose sbagliate. Finalmente adesso ragazzi, finalmente le carte saranno più reperibili, i mazzi saranno un pochettino più raggiungibili, i prezzi saranno forse più bassi. Finalmente, ragazzi, finalmente ce l'abbiamo fatta. Almeno. Ma adesso, ragazzi, non si deve scazzare più. E Mickey Puff 96 dice le cose a Vanvera, le cose non cambieranno mai. Ma vai a cagare, va.